che anno è stato? Soprattutto l'ultimo, io parlavo dell'ultimo perché diciamo che è stato quello un po' più Certo. tormentato, visto che c'è No, stato un guarda, ministro che ti ha messo nel mirino, mettiamola così. sì, beh, sì, il ministro degli interni, insomma, attacchi a più di 100 volte, insomma, è una cosa, diciamo, che non lascia indifferenti. Ma diciamo una sola precisazione: insulti per strada, uno. Quindi il Ecco, lo miracolo invece è quello, cioè, certo. nel senso che invece la cosa meravigliosa è stata la quotidianità. Io ho una vita normalissima, ho figli a scuola, lavoro a piedi, in bicicletta, insomma, una cosa del tutto normale, e quindi, diciamo, la sensazione invece è stata, per fortuna, di grande stima e affetto e Da persino parte del simpatia pubblico, in certo. da parte del pubblico, Paese reale, sì. sì, insomma, del paese reale, reale. Ho imparato molto, sai, io sono in Rai da 36 anni, quindi diciamo, è stata una bella lezione, perché intanto si avverte anche di solito quell'aspetto che fa parte della letteratura, di quelli che improvvisamente insomma, non ti sono più amici, o Sì. quelli che fanno finta di non aver visto, insomma, si impara a capire che devi cavartela da solo. Poi che ci fosse, diciamo, una discussione che mi ha coinvolto enormemente, e devo dire poi, dal mio punto di vista, sorprendentemente, sul denaro. Sì. Sorprendentemente, non perché io non conosca il valore del denaro mio o di quello che vale in genere, ma al contrario, perché secondo me invece il tema vero era discutere sul mercato e sulla televisione pubblica, se deve stare o non deve stare sul mercato, che è un discorso molto più Ecco, ampio sul quale. ecco. Tu nell'intervista dici, quella di Paola Zanottini sul venerdì oggi, il vero problema è che succede quando la RAI fissa il tetto dei 240.000 euro Ma di certo. stipendi. Per due motivi. Uno, perché il denaro inizia a misurare il privilegio e non il merito, Certo. e quindi diventa un discorso molto complicato da affrontare. Dall'altro, perché è come se tu chiedessi durante una corsa di Formula 1 a una squadra che quel pilota, quei piloti, e nel caso nostro della Rai, della televisione, intendo i dirigenti, gli artisti, tutti quelli che lavorano per vincere la stessa corsa che fanno gli altri, devono guadagnare molto meno. Allora, cioè, è chiaro che è una cosa che, voglio dire, forse comprensibile da un punto di vista, diciamo, filosofico, mi verrebbe da dire, Sì, insomma, sì. cioè, rispetto alla funzione del pubblico. Però io penso che invece il pubblico debba sempre rappresentare l'eccellenza negli ospedali, nelle scuole. Quindi in realtà io sono dell'idea opposta, cioè che quando si ha l'eccellenza si arriva al pubblico e non viceversa. E l'eccellenza in un sistema di mercato, comunque, come minimo deve essere pagata come gli altri. Quindi il tema non è quanto costa una cosa, è quanto costa in relazione a quello che fa guadagnare, perché altrimenti è un discorso folle. Lo racconti nell'intervista, hai contato 113 attacchi pubblici da Salvini in questo ultimo anno. Adesso Salvini però non c'è più, quindi riparti da Rai 2 con animo più sereno da questo punto di vista? Ma guarda, Uso un io aggettivo che non no, bisognerebbe ma usarlo, certo, no, ma sereno. certo, riparto dalle due, perché ti ripeto, come ho detto, insomma, non è che uno può rimanere dove l'editore non vuole che tu stia, diciamo così. Fabio, Vogliateci bene e un grande abbraccio. Ma A te. in bocca al lupo veramente di Grazie, cuore. grazie. Complimenti per tutto quello che hai fatto e che Grazie. ancora farai, soprattutto, che ancora Grazie farai. molte, grazie, viva il lupo. Poi un lupo, sai, avendone affrontati parecchi quest'anno, non mi fa paura uno solo, quindi Eh certo. fantastico.